Buongiorno, stamattina faccio l'orsetto polare. Allora ragazze, buongiorno. Madonna, mi fa un freddo stamattina. Mi sono messa a fare le faccendine e mi è preso un po' di freddo. Però volevo fare un make-up insieme a voi. Diciamo che è l'ultimo make-up per quanto riguarda il Natale, ecco. Quindi allora ho già passato la mia cremina e vado a passare il fondotinta. Quindi ci prepariamo insieme, facciamo due chiacchierine insieme. Allora, io dovrei andare in farmacia. Volevo fare un vlog, però non ce l'ho fatta stamattina, ero in condizioni atroci, quindi ho detto, dico, vabbè, dico, lo rimandiamo a domani. Vediamo un po' di sta un pochino meglio. Però, allora, mi hanno richiesto di fare un trucco con, siccome ora va tanto questa linea di eyeliner dorato, però non tutti se lo possono permettere. Allora mi è venuto in mente che, siccome io sono tra quelli che non me la posso permettere di comprare trucchi per Natale, allora ho detto, dico, sai che cosa facciamo? Lo facciamo con prodotti che abbiamo in casa, perché bene o male chi è che non ha dei trucchi, delle cose così. E vi faccio vedere come lo faccio io con i trucchi. Allora, vado a mettere con l'ombretti, ecco, va bene anche se uno è sprovvisto di cose, che non ha le sue cosine per essere alla moda. Perché tanto, ecco, su YouTube è tutta una moda, nel senso che le YouTubers, quelle più famose, gli passano i prodotti e ve li mostrano in modo tale che vi invogliano a comprarli, in modo tale che cioè vi fanno scoprire le nuove cose che escono dai brand, insomma, c'è apposta questa pubblicità. Allora, io ti mando il prodotto, non ti pago la pubblicità, te me lo pubblicizzi, io te lo mando a gratis. Cioè, di solito, ecco, funziona così. Io vi parlo per quanto riguarda le YouTubers più famose, ecco. Stamattina mi sta tutta ritta da una parte, devo aver dormito chissà come, ragazze. Oddio, devo aver dormito, non lo so io come, guardate chi sembro. Vabbè, dopo me la piastro un pochino, me la passo, me la bombo un pochino con il phon, alla fine vediamo che risultato la strega, perché così è un pochino, come si dice, un po' ritta. Beata lei, e me ne ritta lei, vuol dire che lei è felice. Allora, e qui ci siamo, vabbè, leggero contouring. Allora vado a fare le sopracciglia, perché così non me le posso vedere, ragazze, proprio un mi garbano. Allora prendo una matitina, prendo questa questa è della Shiseido GY901, che praticamente è questo colorino qui, è un color tortora, però vabbè, per fare la linea. Prendere questa paletta Wet n Wild, questa qua che mi ha regalato Angela, e mi faccio la base, aspettate, con un colorino chiaro 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 chiaro. Vediamo se troviamo un pennellino bellino per fare la base. Allora, la mia basina la faccio sul rosino, sul violettino. Allora inizio qua su, giusto per far scorrere meglio l'ombretto che poi vado a mettere. Questo
colorino Geisha di Neve Cosmetics, che è questo colorino qua. Vediamo se lo mette a fuoco. Eccolo. Che è un violetto. Un violetto. E io lo vado a prendere con un pochino di fissante, di nebbia fissante. Secondo me questi ombrettini di Neve Cosmetics, questi qui sono a polvere liquida e io ho dei problemi agli occhi. Allora vado a fissarli così con un pochino di nebbia fissante in modo tale che l'ombretto mi resta lì e non mi va a finire dentro l'occhio perché... Proprio perché ho questo problemino, capito? Se no mi incominciano a lacrimare, già mi lacrimano di suo gli occhi. Allora, vi avvicino per farvi vedere meglio tutte le mie grinze, tutte le mie occhiaie. Nella Tutti pieghina i miei buchi. dell'occhio qua vado a prendere un colorino neutro, sempre dalla palette. Aspettate, sempre dalla palette Wet n Wild. Vado a prendere un beigiolino. Ecco, questo qui, che è della linea nuova. E lo passo, anche questo, lo vado a sfumare nella pieghina qua dell'occhio. Allora, sfumatura fatta, sotto l'arcata sopraccigliare vado a prendere questo ombretto di Kiko che è molto vecchio, che è della linea Color Sphere numero 34, è parecchio sbrilluccicoso, vedete? Lo vado a mettere proprio qua sotto l'arcata sopraccigliare per dare questo senso di luccichio, vedete? Ora magari così non si vede, però dal vivo... È proprio bello, Diamanti, bello luccicoso. Diamanti in polvere di Neve Cosmetics. È un ombretto molto vecchio anche questo, però al suo perché, insomma. E lo vado a mettere con un pennellino bagnato o con acqua o con... Vabbè, io ho lo spray fissante, uso questo, però anche con l'acqua va bene, uguale, insomma. Questo È diamante. proprio diamante. Diamante in polvere, veramente. Allora, quello che vi volevo dire prima è che basta poco per truccarsi, per avere, cioè anche un bel trucco per Natale, insomma, prodottini in casa ce l'abbiamo tutti. Vado a prendere. Una matita nera Ieri sera ho e guardato un contorno gli filmino su occhi. Rai 1 C'era Raoul Bova e quell'attrice che fa Cortellesi, come si chiama? Che fa un'attrice di comici. A me piace tanto Colleghi. così, se no famo un disastro. A me piacciono di più l'eyeliner, quelli con la spazzolina. Invece questo c'ha il feltrino, non è che mi riesce tanto bene. Comunque, vabbè, dai. Allora, fatto questo, per quanto riguarda la linea dorata che va tanto ora in voga, insomma, così, io prendo un ombretto dorato. Prenderò questo qui, oro colato di Neve Cosmetics, questo ombretto dorato qua, che allora lo vado a prendere con un Se pennellino riesco a da farvelo vedere, non so qui. Eccolo qua. Vedete? Si può usare benissimo come fosse un eyeliner. Esatto.
Ecco, mettere un lucidalabbra senza appesantirle perché il trucco è già bello carico di suo, quindi questo è Buxom White Russian, non so che marca sia, vediamo un po'. È una base. Però a me piace, lo uso come rossettino. Allora, sistemo questi capelli e poi vi faccio vedere il risultato finale. Aspetta. Allora, ragazzi, ecco qua, questo è il risultato finale. Mi rimetto la cuffiettina, che sembra un orsettino. Che scema! Una donna di 50 anni che fa questi versi. Oi, 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 oi. Comunque, ragazzi, allora, questo è il risultato finale. Vedete che cioè, basta pochissimo per essere bellini uguali. Cioè, voglio dire, o che me ne importa se ci sono prodotti di make-up, di trucco che hanno queste cose bellissime di eyeliner, rossetti sbrillacciosi e quelle e quell'altro. Va bene anche poco, basta, davvero, ragazze. E basta un ombretto color oro, un pochino d'acqua se non avete la nebbia fissante, è uguale. Io ho usato sempre quella lì, oppure anche un pochino di gel per le sopracciglia. Cioè, basta veramente poco, ragazze. Vi mando un bacione enorme e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!